Presidente, è finita male, nel senso, al di là del risultato sportivo, mi pare che sia finita male proprio la festa, che in realtà sancisce però una data importante, quella dei 90 anni. Che impressione riceve però da questa vicenda? Ma guarda, io voglio parlare solo dell'aspetto che abbiamo visto dentro lo stadio, quindi è stata una gran bella giornata con grande partecipazione di pubblico e tanti ragazzini che siamo riusciti a portare allo stadio, quindi questa era la cosa più importante per noi, far vedere in giro che il calcio è aggregazione e la forza di questo sport viene dai ragazzini. Quindi bene, abbiamo festeggiato 90 anni di lavoro in questa società, noi per quanto riguarda questo ultimo periodo, naturalmente bisogna ringraziare anche tutti quelli che l'hanno fatto negli anni precedenti, perché non è sicuramente facile fare calcio. Era un momento di aggregazione, un momento dove bisognava dare un segnale forte, i tifosi sono stati vicino, la città si è stata vicino e quindi questo era il nostro primo obiettivo. Poi per quanto riguarda il calcio giocato, purtroppo non è andata come speravamo e come per quello che si è visto nei 90 minuti della partita, perché sicuramente il Bastia oggi non meritava di perdere, purtroppo il calcio è questo, un episodio ha fatto la differenza, ci abbiamo provato fino in fondo, ma io non posso rimproverare niente a sti ragazzi, all'allenatore che hanno messo tanto impegno, voglia, fatica, sacrificio per portare a casa il risultato che poi alla fine è stato negativo. Per questo mi dispiace molto. Poi, per tutto quello che è successo fuori dallo stadio è una cosa che mi dispiace, però quello che era importante oggi era capire quello che succedeva dentro e quello che si è visto. È stata una gran bella giornata, voglio ringraziare tutti quelli che sono stati vicino per creare una giornata così particolare e così bella. Paolo Bartolucci conferma il suo impegno come presidente del Bastia Calcio? Ma guarda, oggi è veramente difficile fare programmi a lunga scadenza. Io vivo la giornata, vivo, cioè giorno per giorno metto il massimo impegno. Bastia ci è circondato di persone importanti, di ragazzi che hanno voglia di fare calcio. Il settore giovanile abbiamo trovato, credo, una bella situazione che sta nascendo adesso dopo anni di strade che erano separate, quindi sono tutti presupposti per fare bene, però come ripeto, fare programmi è molto difficile perché stiamo attraversando tutto il, sapete benissimo come va il mondo oggi, e quindi questo sicuramente ci condiziona molto. Quindi se ne riparla fra qualche mese, Presidente? Sì, io te l'ho detto, io per quanto mi riguarda continuerò a dare tutto quello che è possibile a questo sport, alla passione che ho, però torno a ripetere, è difficile fare programmi a lunga scadenza, anche perché la Serie D è una categoria importante che richiede risorse, energie, e quindi no, non è semplice. Io mi auguro che ci sia la possibilità di andare avanti e questo è il mio auspicio, insomma.